Oltre il capitalismo, macchine, lavoro, proprietà, edito da Guerini e Associati, un libro testé uscito, un libro che mi è costato molto fatica, ho fatto 3 stesure, ci ho messo 3 anni e mezzo. Si intitola Non contro il capitalismo, si intitola Oltre il capitalismo, e forse la chiave per capire questo libro e la mia fatica è nell'ultima parte del libro, dove io ripubblico una conferenza che fortunatamente ho ritrovato ancora registrata con le vecchie cassette che si usavano nel 1994, una conferenza su Adriano Olivetti e la spiritualità di Adriano Olivetti. Perché io ho sempre pensato, sono andato a lavorare in Olivetti quando avevo 19 anni, e ho sempre studiato Olivetti, lui era morto 6 anni prima, nel 66, Olivetti nel 60, che in primo luogo fosse un grande utopista religioso, infatti un ebreo si fa cattolico, e tutta la sua vita è stata il rovello su 2 cose, su una questione che Simone Weil chiama l'engrassement, il radicamento, di come radicare l'utopia nella realtà, cioè quando l'utopia che si idealizza, quindi prende dal pensiero escatologico ebraico questa idea e lo realizza nel mondo che sembra più lontano di questo, nell'industria. Il rispetto dei lavoratori, un welfare aziendale che era vero, cioè in pratica la negazione del capitalismo all'interno di una fabbrica che però deve muoversi nella circolazione delle merci. Ed è un po' lo spirito di questo libro, che praticamente è diviso, come dice il sottotitolo, in 3 parti. La grande rivoluzione tecnologica, che non è l'industria 4.0, l'industria 2.0 è un segmento. Io sostengo che il grande cambiamento è perché per la prima volta forse nella storia del capitalismo le cosiddette ondate Kondratiev, cioè i grandi balzi tecnologici, arrivano assieme. La scienza del plasma, la scienza dei metalli, quindi la composizione molecolare della materia, e poi soprattutto la scienza del, si potrebbe dire, dello spazio, no? Le onde magnetiche, quelle che Marconi aveva catturato, no? Pensate agli anni 20, che adesso sono quelli che determinano la vita, perché sono le famose ITC, le telecomunicazioni, i telefonini, no? Il fatto che qui adesso raccogliamo su queste piattaforme che voi chiamate cellulari, smartphone, dati, informazioni. Tutto questo capita assieme. E la mia idea è che naturalmente nel breve periodo c'è una caduta verticale dell'occupazione, ma nel futuro queste macchine dovranno essere costruite e quindi dovremmo non solo costruirle ma farne la manutenzione. Quindi ci sarà più lavoro, sarà un lavoro estremamente diverso. Però che cosa ostacola questo? Quindi macchine, l'ho detto, il lavoro, questo lavoro che cambierà, sarà un lavoro più qualificato per certi versi, poi più impoverito. Ma naturalmente l'ultima parte, che poi è la parte che mi interessa di più, che si ricollega a quel messaggio che vi ho detto all'inizio, la parte sulla proprietà. Io in questo sono un vecchio marxista, non mi muovo, io prendo da Marx e da Sraffa, che è ancora prima di loro da Riccardo, tutta l'analisi economica, poi ci metto un po' di Graziani, i Mammischi, Keynes non mi interessa, per menti deboli, per spiriti deboli, e non ne prendo però la filosofia, perché io sono un personalista cristiano, non ho nulla a che vedere con materialismo storico, e però prendo da Marx che ormai c'è una contraddizione terribile, che è lo sviluppo dei rapporti delle forze produttive, della tecnologia di cui vi ho detto adesso, e i rapporti sociali di produzione. Il capitalismo non è in grado né di salvare l'ambiente, né di continuare, neanche di salvare se stesso. Perché? Perché si è finanziarizzato, è diventato dominato non dalla merce per produzione di merci, ma dalla merce per produzione di denaro, che fa il profitto capitalistico si trasformando in rendita. Quello c'è il debito pubblico, perché non ci sono più investimenti reali, non si aumenta l'occupazione, quindi non si può estrarre tasse e quindi il bilancio dello Stato, che però è un problema ininfluente, solo uno sciocchino come Luigi Einaudi poteva pensare che
imprese, famiglie e Stato fossero la stessa cosa. Se le imprese e le famiglie fanno dei debiti, falliscono, lo Stato dei debiti se ne stropiccia. L'Inghilterra, dopo il blocco napoleonico, aveva dei debiti enormi, ma è stato un big spur enorme. Ma queste sono cose che non si può neanche dire oggi in un mondo così governato da università di serie B. Veniamo al dunque. Allora penso che se andiamo avanti così, questo capitalismo finanziarizzato, unito alla grande cosa che è la prima volta nella storia mondiale che accade, che il capitalismo riattualizza forme economiche precapitalistiche. Che cos'è lo schiavismo? I voucher, i job act, tutte queste cose qui, il fatto che si prende una persona 2 mesi, poi gli si dà un calcio nel sedere e lo si manda via, tutte cose che non poteva un imprenditore, soprattutto piccolo e medio, non avrebbe mai fatto, e infatti i piccoli e medi non fanno ancora, lo fanno solo i top manager, i top funzionisti. La differenza è che un tempo il padrone degli schiavi si occupava della famiglia dello schiavo, adesso questi non si occupano, quindi la povertà dilaga. Allora la mia idea è, e qui prendo il problema di Simone Weil di Olivetti, bisogna radicarsi di nuovo e a fianco della proprietà capitalistica creare forme, come diceva Ratzinger nella Caritas in Veritate, forme di allocazione dei diritti di proprietà non capitalistici, cooperative, quelle vere però, non le cooperative sociali che hanno distrutto le cooperative, cooperative vere, common goods, come diceva la mia amica Oliver Ostrom, Ostrom che ha anche vinto un Nobel, ma poi ce lo sono dimenticati tutti, come la Caritas in Veritate naturalmente, che come un goods, che non è, come ho sentito dire, l'acqua è un bene pubblico, l'acqua è un bene che può essere privato, statale o un common goods. Quindi, diciamo che l'ignoranza e il trionfo dell'imbecille si vede anche in questa cosa. Cioè cos'è un bene pubblico? Sono dei beni che vengono collettivamente amministrati da dei piccoli gruppi che generalmente ne usufruiscono, no? Lo sanno le popolazioni precapitalistiche che così conservavano quei boschi, le foreste, il legnatico, abbiamo ancora. E poi soprattutto bisogna temperare l'impresa capitalistica, i sindacati devono esistere, le relazioni industriali devono essere consegnate ai lavoratori, non agli avvocati e ai magistrati, e quindi si deve sviluppare una lenta erosione del capitalismo dall'interno. E per questo serve soprattutto il ritorno a un socialismo comunitario, un socialismo morale, non il vecchio socialismo fabiano, guai cadere nelle illusioni dei neomarxisti, dei socialisti come ce ne sono adesso in Inghilterra, che pensano che la potenza del computer ci permette di pianificare tutto, anche la presumption dei consumatori, sarebbe una orwelliana struttura sociale più pericolosa del capitalismo, forse non di questo capitalismo, ma sicuramente del capitalismo. Quindi è un libro che non vuole chiudere le speranze, vuole essere anche un libro che fa una proposta politica, per quanto oggi si possa ancora parlare e essere uditi. Quindi leggetelo, poi ne parliamo.